Salve ragazzi, buon venerdì e bentornati a Videogame News, gdevry.it, che due volte a settimana vi aggiorna in merito alle più importanti notizie del mondo dei videogame. Iniziamo l'edizione di oggi con Electronic Arts. Il publisher statunitense ha annunciato ieri FIFA 16, l'ultimo capitolo della simulazione calcistica che arriverà il 25 settembre su PC e console Sony e Microsoft. Attualmente non è trapelato alcun dettaglio in merito alle caratteristiche del prodotto, se non la presenza di ben 12 squadre nazionali di calcio femminile, tra cui Italia, Francia, Spagna e Brasile. Maggiori informazioni sul gioco arriveranno sicuramente nel corso della conferenza EA alle 3 2015, che, lo ricordiamo, è prevista alle 22 ore italiana del 15 giugno. Dagli sportivi passiamo ai picchi a duro. Sembra che i possessori di Xbox 360 e PlayStation 3 dovranno attendere ancora diversi mesi prima di poter giocare a Mortal Kombat X. Secondo diversi dipendenti di GameStop, infatti, Warner Bros. Avrebbe posticipato la data di uscita di queste versioni ad un generico fine 2015, piuttosto che al periodo estivo comunicato in precedenza. Il publisher non ha ancora confermato il rumor e per questo motivo vi consigliamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela ed attendere notizie ufficiali. Durante l'ultimo Electronic Investors Relations Day, il presidente di Sony Computer Entertainment, Andrew House, ha confermato che Uncharted 4 uscirà in esclusiva su PlayStation 4 a fine di questo anno fiscale. Ciò significa che l'attesissimo action adventure di Naughty Dog sarà disponibile entro e non oltre il 31 marzo 2016. Questa dichiarazione mette a tacere definitivamente tutte quelle indiscrezioni che volevano il lancio del titolo addirittura a fine aprile. La nuova avventura di Nathan Drake arriverà nei primi mesi dell'anno prossimo. E rimanendo sempre in tema Sony, il colosso nipponico ha annunciato nei giorni scorsi la data d'uscita di Until Dawn, l'horror game atteso in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo arriverà in Europa il 26 agosto e tutti coloro che avranno effettuato il pre-order potranno avere accesso ad una scena extra con i personaggi di Matt ed Emily. Infine è stata svelata la collaborazione con Peter Stormare, attore già visto in Prison Break, che farà parte del cast dei personaggi. Un volantino promozionale ha svelato l'esistenza di LEGO Worlds, un progetto mai annunciato ufficialmente da parte di Warner Bros. Games e Traveler's Tale. Attualmente non sono trapelate ulteriori informazioni, in quanto il sito indicato sul materiale promozionale risulta ancora inattivo, ma non è escluso che il gioco possa essere annunciato ufficialmente al prossimo E3 di Los Angeles, per poi uscire in autunno contemporaneamente con LEGO Dimensions. Rimanete su EveryEye per qualsiasi aggiornamento sulla situazione. Square Enix ha registrato nei giorni scorsi il marchio Bravely Second in Europa, facendo pensare ad un'ipotetica localizzazione del JRPG per 3DS anche nel nostro continente. Sebbene al momento non siano stati fatti annunci in merito alla questione, è probabile che il publisher giapponese possa annunciare ufficialmente il titolo durante la sua conferenza alle 3 2015, oppure nel corso del Digital Direct di Nintendo. Entrambi gli eventi sono previsti per martedì 16 giugno, quindi non dovremo attendere ancora molto prima di avere notizie più concrete. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. Il top spetta a Rocksteady, la nostra prova diretta con Batman Arkham Knight ci ha rassicurato non poco sulla qualità della nuova avventura dell'uomo pipistrello, facendoci scoprire inseguimenti coinvolgenti e rapidissimi con la Batmobile e un sistema di combattimento più fluido e coreografico che mai. È sicuramente presto per capire se l'ultima fatica del team inglese riuscirà a raggiungere le vette più alte del genere o si dimostrerà soltanto un eccellente free roaming, e molto dipenderà dal bilanciamento delle varie attività e dalla qualità della quest principale. Sono comunque ottime le premesse per uno dei titoli più attesi dell'anno, che, vi ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS4 ed Xbox One a partire dal 23 giugno. Il flop di questa settimana lo assegniamo invece a Capcom. Alcuni utenti hanno segnalato di fatti diverse problematiche che affliggono la versione PS4 di Ultra Street Fighter 4, tra cui bug grafici, difetti nella riproduzione audio ed un matchmaking molto lento. La compagnia si è subito espressa sulla questione, confermando ufficialmente di essere al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Rimaniamo in attesa di conoscere la data di pubblicazione della patch correttiva. Con questa notizia si chiude l'edizione odierna del Video Game News con il nostro TG Videoludico. Noi ci vediamo come sempre il prossimo martedì. Ciao a tutti!